Castel Capuano, luogo storico pieno di fascino e suggestioni, lo visitiamo stasera con i luoghi e le idee a cura di Edoardo Santelia. Un monumento carico di storia e di storie. Parliamo di Castel Capuano, residenza reale a Napoli fin dalle sue origini normanne, poi negli ultimi secoli sede del Palazzo di Giustizia. Con Alfredo Guardiano, magistrato, ne percorriamo le sale. Napoli ha rappresentato uno dei fari della cultura europea e in modo particolare della cultura giuridica. Da quando Castel Capuano ha assolto la funzione che fino a poco tempo fa ancora aveva? Dalla seconda metà del 1500, quando il viceré spagnolo dell'epoca decise di accorpare tutti gli uffici giudiziari napoletani appunto in questa sede. Castel Capuano rimanda a numerose memorie cinematografiche e teatrali, tra l'altro. Sì, qui si è svolta Assunta Spina, per esempio, il primo grande film dell'epoca del muto con Francesca Bertini nel ruolo principale. Ci sono stati altri film ambientati qui, come Mi manda Picone oppure Il camorrista di Tornatore. Il diritto, credo, non è più una strada maestra da percorrere senza guardarsi attorno. Gli altri saperi hanno naturalmente la loro importanza. Quali altri saperi? Beh, innanzitutto la storia, la scienza, la sociologia, perché no, la politica. Il diritto in fondo è uno strumento di regolamento dei rapporti tra gli uomini e di conseguenza, per poter svolgere in maniera più efficace il suo compito, occorre capire in quale contesto le norme che siamo chiamate ad applicare si collocano.